Descriviamo l'operazione, le operazioni che hanno avuto esecuzione questa mattina, che riguardano una ventina di persone in carcere, esattamente 18 persone in carcere, 6 agli arresti domiciliari e 9 sottoposti all'obbligo di firma. La prima indagine, condotta dai carabinieri, è soprannominata Cesare. Probabilmente si capirà dopo per la preminenza dell'imputato principale, il Vera Giuseppe. L'operazione Cesare si articola in due filoni di indagine, uno che riguarda l'attuale floridità dell'associazione di stampo mafioso riconducibile a Galli Luigi, e l'altro invece un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Tra le zone di Giostra e Santa Lucia Sopra Contessa. La prima parte dell'investigazione ha riguardato, dicevo, il gruppo riconducibile a Galli, e proprio da Galli Luigi partono le indagini con l'intercettazione di alcuni colloqui con i suoi familiari. Nel corso di tali colloqui con la moglie, col figlio Giuseppe, con Genero, Israele, con i fratelli, si coglie già in particolare carisma di Re Giuseppe, ma soprattutto si coglie l'affidabilità del personaggio a cui Galli Luigi come dire, impartisce le sue direttive, consiglia atteggiamenti da tenere. Insomma, Luigi Galli lo ritiene affidabile e meritevole di raccogliere la sua eredità. E difatti Re Giuseppe, che gestisce un negozio di ortofrutta in via Salino degli Astri, è davvero un personaggio di spicco della realtà criminosa del quartiere. Egli governa il territorio del suo quartiere con assoluta padronanza e dettando delle regole precise di comportamenti, per esempio quanto all'attività di spaccio, che non vuole sia posto in prossimità della sua bottega, quanto alla particolare violenza con cui pone in essere atteggiamenti volti a non tollerare altri ambulanti posti nelle vicinanze della sua bottega, e agendo con particolare violenza e crudeltà nei confronti di coloro che gli devono denaro. In questo senso è anche altro il meccanismo della concorrenza, incidendo sul quantitativo di merci che alcuni acquirenti all'ingrosso effettuano presso la sua rivendita. Le indagini in particolare però hanno consentito di ricostruire, nell'ampio spettro dell'attività criminosa posta in essere da Herrera e dal suo gruppo, sono indagati di appartenenza all'associazione mafiosa anche Vento Francesco, Munnia Grazia, Vecchio Salvatore, Rigano Natale, Galli Giuseppe e Grillo Sebastiano. Dicevo, un settore specifico dell'attività criminosa, che è quella che consiste nelle scommesse sulle corse clandestine di cavalli. Di questi, Vento Francesco è il personaggio più vicino in questa attività ad Irrera, perché è il fantino messinese. La particolarità di questa attività che abbiamo ricostruito è che Irrera e i suoi sodali collaborano nella gestione di questa attività con un soggetto catanese, Grillo Sebastiano, che gli investigatori hanno collegato in area vicina al gruppo Santa Paola. Così prospettando nella subcultura in cui i malavitosi vivono, ma anche all'osservatore non criminale ma superficiale, una sorta di impunità. Cioè, è una sfida allo Stato che agli occhi di costoro, malavitosi e, ripeto, osservatori più superficiali, sembra una sfida allo Stato vincente da parte del gruppo malavitoso. E questo per l'associazione è una prospettazione importante, perché rafforza l'impunità del gruppo e quindi rafforza l'assoggettamento, che è un carattere essenziale dell'intimidazione. D'altra parte, Herrera è emerso quale un abile investitore di denaro. Ha una locazione imprenditoriale che gli ha consentito di acquisire immobili. Abbiamo accertato un'intestazione fittizia di un immobile sito in via Palermo, tramite la creazione di una società, Seven Immobiliare,
che è acquistato dall'originario fittizio proprietario, che avendo problemi con il fisco e quindi essendo possibile soggetto di pignoramenti, aveva destato l'allarme di Ivrea, che preferisce riacquistare questo immobile dall'intestatario fittizio affittando una società di cui fa parte con il figlio e che dunque comunque riuscire lui. Ha investito ancora in una società Vini Liquori che gestisce varie enoteche e in particolare è entrato attivamente, pesantemente nella gestione dell'enoteca Musso, che abbiamo motivo di ritenere sia di proprietà della società. E questo perché, a parte l'identità della sede legale, perché abbiamo accertato che spesso le fatturazioni venivano nella merce venivano fatte indistintamente all'enoteca o alla società Vini Liquori. La società formalmente appartiene a soggetti del tutto estranei alla compagine associativa, che però si rapportano con Ivrea offrendogli merce e o denaro perché, è testuale nelle intercettazioni, devono scalare il debito di Beppe. Questa frase per noi ha avuto il significato di costruire un rapporto di finanziamento da parte di Ivrea dell'attività dell'Eutelca.